Chi mi segue lo sa, la mia prima regola fondamentale è mangiare tutto poco, vale a dire che non dobbiamo farci mancare nulla perché se c'è da condividere qualcosa dobbiamo farlo con tutta la nostra famiglia e con tutti i nostri amici, anche perché siamo già a dieta magari durante tutto l'anno, quindi non è nei giorni di festa in cui dobbiamo fare la dieta, ma è nei giorni di festa che dobbiamo dimostrare di aver appreso una buona educazione alimentare, che è ben diverso da fare la dieta. Seguire un piano alimentare speciale, strutturato su di noi, serve a raggiungere un particolare obiettivo. Mangiare tutti i giorni, nei giorni e di festa e non, significa seguire una certa educazione alimentare che, ragazzi, deve essere parte integrante della nostra vita. Questo è l'unico mezzo che vi permetterà di non ingrassare mai più. Ricordate queste parole. Tornando a noi, diciamo che le vacanze pasquali sono molto più gestibili rispetto a quelle natalizie perché durano meno tempo. Almeno da quella che è la nostra tradizione, le feste pasquali iniziano col Giovedì Santo, dove è tradizione consumare la famosa zuppa di pesce o zuppa di cozze, che altro non è che una preparazione a base di pesce, principalmente molluschi. Chi lo utilizza il famoso olio piccante e dei crostini alla base. Dato che è un piatto molto ben bilanciato, non dobbiamo fare alcun tipo di modifica alla giornata del Giovedì Santo, quindi stessa colazione, stesso pranzo di sempre. La sera però dobbiamo fare attenzione a tre fattori: quantità del pesce che mangeremo, quantità dell'olio che aggiungeremo, il famoso olio piccante, e quantità dei crostini da aggiungere al piatto. Come avete ben capito, la parola chiave è quantità. Ritorniamo sempre allo stesso discorso: tutto poco. Sento spesso dire tanto è pesce. Ebbene, ragazzi, tanto è pesce non significa che dobbiamo farne un abuso, soprattutto se parliamo di un piatto che non è poi tanto dietetico, poiché per renderlo saporito si condisce molto. Inoltre, questo tipo di preparazione è ricca di molluschi e frutti di mare, i quali non sono poi un grande toccasana se si soffre di obesità, diabete o sindrome metabolica. Quindi, per prima cosa, facciamo attenzione alle quantità. Possiamo consumarne un piatto fondo bello colmo, con un paio di cucchiaini al massimo di aggiunta di olio piccante e 2/3 crostini per completare il piatto. Questo sarà un piatto unico, super bilanciato, che potete consumare a prescindere dal vostro tipo di dieta o di protocollo alimentare, perché siete esattamente negli standard educativi. Ma andiamo avanti. Venerdì e Sabato Santi sono 2 giornate in cui, perlomeno qui, non ci sono particolari tradizioni. Dato che ci prepariamo ad affrontare 2 giornate che saranno Pasqua e Pasquetta, in cui sarà molto alto il consumo di derivati animali e anche molto grassi, il mio consiglio è quello di seguire 2 giornate assolutamente identiche alle vostre solite giornate alimentari, con l'unico fattore importante di prediligere alimenti molto digeribili, cotture non troppo elaborate, cibi poco grassi, no fast food e no dolci, evitiamoli per questi 2 giorni. E come matrice proteica prediligiamo pesce e uova, perché saranno gli alimenti che più mancheranno, diciamo, nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Ed eccoci arrivati alle giornate reali di festa. E quindi abbiamo Pasqua e Pasquetta, che dovete vivere come se fossero un comune fine settimana, con l'unica differenza di consumare degli alimenti tipici della nostra tradizione. Quali sono questi alimenti? Fondamentalmente parliamo di casatielli, le cosiddette pizze piene, quindi le pizze con salumi, uova e formaggi, pastiere, colombe, uova di Pasqua e chi più ne ha più ne metta.
Ora ragazzi, non fa tanta differenza cosa mangerete, ma come vi dico sempre, quanto di tutto mangerete. Quindi, come vi ho già spiegato, dovete mangiare tutto poco. Magari nel giorno di Pasqua ci sarà più attenzione rivolta verso un bel primo piatto, magari una pasta al forno. Potete mangiarne una mezza porzione con una mezza porzione di secondo, oppure concedervi solo il primo. Dato che il giorno dopo, tendenzialmente a Pasquetta si fa una bella braciata tra amici e quindi potete consumare un quantitativo maggiore di carne. Oppure potete semplicemente mangiare tutto quello che la tavola imbandita offre in quantità moderate. Una cosa molto importante, non dovete sentirvi mai privati. Quindi se volete assaggiare qualcosa, fatelo. L'unica attenzione che vi consiglio di avere è nei confronti di voi stessi. Spesso durante questi periodi di feste si rischia di mangiare più per una questione di ingordigia, tra virgolette, o semplicemente per una questione di goduria nel vedere tutte quelle prelibatezze sul tavolo, anziché per bisogno. Quindi in questi casi, ragazzi, lasciamo tempo al tempo, datevi il tempo di riconoscere la vostra sazietà e non esagerate con le quantità, anche perché se mangiate in maniera vorace o vi catapultate sugli antipasti, non avrete né fiato né spazio da concedere al dolce finale, ad esempio. Un altro consiglio che voglio dare, soprattutto a chi soffre di sindrome metabolica o diabete, o sta seguendo un certo protocollo alimentare, è quello di evitare troppi miscugli. Quindi facciamo una scelta tra il torta nel casatiello piuttosto che tra la pastiera e la colomba, semplicemente perché mischiare tanti prodotti alimentari costituiti da tanti ingredienti può comportare seri problemi di digestione, soprattutto a chi soffre anche di reflusso e gastrite, e quindi finite per non godervi il pranzo, anzi starete molto male. Questo sia che avete dei problemi, sia che venite da una dieta specifica, perché venire da una dieta specifica significa seguire una guida alimentare sulla base di un basso consumo di prodotti molto grassi e quindi il corpo non è abituato. Quindi, ragazzi, proprio per il vostro benessere, evitate. Fatevi passare i vostri sfizi, però senza esagerare. Vi racconto una storia che a me è rimasta impressa nella mente e vi fa comprendere il concetto di cui io vi parlo sempre di educazione alimentare che prescinde da quello di dieta. Una volta, una mia cliente mi chiede: "Dottoressa, a Pasqua posso mangiare l'uovo?" E io le faccio: "Certo che puoi mangiare l'uovo. Basta utilizzare quest'uovo di Pasqua come se fosse uno spuntino. Ne mangi un pezzetto il pomeriggio o un pezzetto a metà mattina. E riesci a consumare quest'uovo. Il resto puoi consumarlo nei giorni a venire, tanto non è un alimento velenoso, oppure ne puoi congelare una parte da utilizzare poi prossimamente, magari per preparare un dolce." "No, no, dottoressa, io intendo l'uovo. Cioè, posso mangiare un uovo di Pasqua anziché pranzare a Pasqua?" La richiesta della mia cliente era mangiare un uovo di Pasqua intero. Ora, allora ragazzi, per me questo concetto è improponibile perché è completamente antieducativo e antinutrizionale. Il problema fondamentale di chi segue una dieta non è tanto seguire la dieta stessa, ma capire qual è il concetto educativo da assimilare e proiettare nel futuro, perché questo è l'unico segreto per non ingrassare. Quindi concedersi un uovo di Pasqua, che fondamentalmente altro non è che un accumulo di zuccheri e grassi nel corpo, non è il miglior mezzo per evitare di affrontare le vacanze senza sensi di colpa e senza ingrassare. Perché proprio così, con questo tipo di tecnica non educativa, che si finisce per ingrassare.
Perché in questo caso noi abbiamo un accumulo estremo di un alimento che è estremamente grasso, estremamente calorico e di nutriente non ci dà nulla. Quindi questo è solo un esempio per farvi capire qual è il punto di vista di chi deve affrontare delle vacanze senza sensi di colpa e non deve assolutamente farsi mancare nulla, ma non deve neanche esagerare o essere estremista scegliendo un solo alimento e facendosi una buffata. Anche perché questo è un tipo di atteggiamento molto comune, a chi soffre delle famose abbuffate alimentari, ok? Quindi potreste rischiare di trovarvi ad affrontare dei seri problemi che però non sapete ancora riconoscere. Questo è tutto per quanto riguarda noi, ci vedremo nel prossimo video. Se vi è piaciuto l'argomento, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Buona Pasqua e buone vacanze!